Allora ragazzi, oggi volevo parlare di forbici. Allora, questo è il set che ho di forbici che uso attualmente per le potature. Volevo aggiungere a tutte queste, diciamo, forbici che ho, tipo queste sono a battente, questa qua ho già fatto una recensione molto buona, anzi una delle migliori. Poi c'è la sua sorellina, questa buona. Avevo poi una vecchia forbice sempre bypass e un'altra vecchia forbice a lama doppia, lama con doppio tagliente. Ho deciso di aggiungere alla collezione anche questa forbice qui, sempre della Lowe Original. Ho deciso di acquistare la Lowe 907. Allora, questa forbice ho deciso di acquistarla per avere, diciamo, anche la versione bypass della Lowe per testarla e per vedere come funziona. Allora, perché questo modello? Perché questo qua ed è ergonomico, nel senso che c'ha la possibilità, come si vede qui dalla descrizione, di fare una regolazione e di aggiustare la posizione della mano, cioè la larghezza di queste due maniglie. Allora, questa forbice è indicata soprattutto magari a delle donne o che hanno mani piccole e fino alle mani medie, cioè con questa forbice posso spaziare da small, medio e large come mano. Adesso come è regolata mi va bene così, però se ci fosse magari una signora, una donna che ha magari una mano un po' più piccola, potrebbe tranquillamente regolare questa piccola vite qui e semplicemente avvitare o a destra o a sinistra e riusciamo a compattare, ad avvicinare le maniglie. Poi per il resto dovrò fare dei test prossimamente per vedere come taglia e come mi troverò. Insomma, questa qua verrà dedicata soprattutto per la potatura della vite, mentre per il resto della frutticoltura non penserò di utilizzarla, ma visto ragazzi, il taglio è decisamente diverso, il battente suona veramente bene, cioè batte sul battente, senti proprio tac, un bel suono, mentre per quanto riguarda invece il bypass c'ha un suono un po' particolare, proprio tipico del bypass, perché non ha un battente ma questa molla di rallentamento, questa
molle in acciaio, diciamo, per attutire il colpo. Dunque ha questo classico suono. Mentre questo è proprio bene. Faremo dei test poi quest'estate, magari con la potatura verde, e poi questo inverno. Al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti. Ragazzi, le mettiamo subito alla prova con la potatura di questo ribes nero. Allora, questo piccolo cespuglietto di ribes nero dobbiamo eliminare la parte vecchia, eccola qua, si è già auto eliminata, ok? Poi qua abbiamo un nuovo germoglio che parte dalla base e sarà il rinnovo. Abbiamo questo ramo qua, questa branchetta che va bene, la teniamo perché questo qua è un ramo che ha 3 o 4 anni, questo qua è un ramo che ha 2 anni e qua c'è il germoglio che ha 1 anno. Noi dobbiamo tenere questo e una parte di questo qua basale, giustamente. Facciamo un taglio di ritorno qui e teniamo questa branchetta, perfetto. Questo qua invece possiamo eventualmente tenere perché ha delle gemme a frutto qui. Questo qua lo teniamo, abbiamo già detto di tenerlo. E qui invece facciamo un po' di pulizia. E anche qua teniamo, facciamo un taglio di ritorno su questa branca, ok? Qui invece non abbiamo quasi niente, lo teniamo per la terza, quarta branca. Adesso faremo un allargamento. Il ribes è già potato, ok?